amici di Marida Caterini, siamo qui con Diane Flery, una delle protagoniste della nuova fiction di Canale 5 Solo. Interpreti la fidanzata segreta di Marco Solo, cosa puoi raccontarci del tuo personaggio? Posso raccontare che oltre ad essere la sua fidanzata segreta sono una sua collega, una poliziotta anch'io, che oltretutto deve proteggerlo. Il mio lavoro è proprio quello di proteggerlo, quindi è molto difficile da una parte seguirlo come collega e cercare di proteggerlo e allo stesso tempo cercare di inserirlo dentro alla famiglia d'Andrangheta e dall'altra parte continuare ad essere la sua compagna. L'amore è in forte contrasto con la realtà di un lavoro che non ti permette di avere una relazione, di avere insomma i sogni che appartengono ad ogni donna, quindi lei è molto combattuta tra un lavoro di cui ha una grande passione e i sogni più semplici che invece non si possono realizzare. Anche perché ci sarà anche un'altra donna, diciamo, nella vita di Solo, Agata Corona. Sì. Però ancora non sappiamo se è veramente amore o se lui porta avanti questa relazione per portare a termine la sua missione. Tu sarai a conoscenza, immagino. Ma io addirittura sono io all'inizio che gli propongo di agire su questa persona, insomma di legarsi a questa persona in qualche modo, perché mi rendo conto che è una personalità che potrebbe essere utile come anello di congiunzione alla famiglia. Però ovviamente dove inizia la realtà, dove finisce la finzione è sempre difficile da capire, quindi è un sentimento poi che mi porta a situazioni abbastanza difficili. Una donna quindi coraggiosa, per una volta, diciamo, è il ruolo femminile che protegge quello maschile, sì, possiamo sì, dire. Sì. Cosa ti porti dietro di questo personaggio? Mi piace molto la sua razionalità, la forza che ho potuto portare a questo personaggio, che spesso e volentieri non mi è stato permesso in passato, no? Di avere questo ruolo da dura, così, tra virgolette, molto semplicemente. E penso che vorrei esplorare ancora di più dove possa arrivare, fino forse ad arrivare alla cattiveria proprio. In questo caso non c'è, però c'è una freddezza nel mio personaggio che sicuramente mi ha insegnato molto. Quindi ti piacerebbe qualche ruolo, diciamo, sì, da cattiva? Cattivissima. E adesso cioè, sento che lo potrei fare. Che progetti hai? Dove ti rivedremo? No, sto lavorando, ma ancora non si può dire. No. Va bene, in bocca al lupo, grazie. Grazie.